È appena cominciata ufficialmente la presidenza italiana del G20. L'Italia è pronta a dare il via a un anno di intenso lavoro. Siamo chiamati a dare risposte all'altezza delle grandi sfide globali che ci attendono e a costruire oggi il mondo di domani per consegnare nelle mani dei nostri figli un pianeta migliore. L'Italia saprà mettere in campo tutto il suo impegno, la sua apertura al dialogo, mostrando le sue bellezze, la sua storia, la sua capacità di progettare il futuro. Lo faremo cercando tutti insieme di lasciarci alle spalle la terribile pandemia che sta causando tanta sofferenza in ogni parte del mondo. Lavoreremo per promuovere strumenti e azioni condivise che consentano una ripresa economica più equa, più giusta, in grado di combattere le diseguaglianze, le vecchie ma anche le nuove. Metteremo al centro delle nostre azioni l'empowerment delle donne. Favoriremo l'adozione di politiche per accelerare la transizione energetica, per combattere i cambiamenti climatici, per lasciare a chi verrà dopo di noi un mondo più verde e più sostenibile. Rafforzeremo la nostra collaborazione per cogliere le immense opportunità che ci offre la digitalizzazione, per renderla uno strumento accessibile a tutti. Uniremo i nostri sforzi per rafforzare il sistema commerciale globale secondo i principi di trasparenza e inclusività. Faremo tutto questo con uno spirito aperto e partecipativo. Persone, pianeta, prosperità sono i tre pilastri della presidenza italiana del G20, le tre stelle polari che ci guideranno fino al vertice finale dei leader il 30 e 31 ottobre che ospiteremo qui a Roma, nella città eterna, nella capitale d'Italia, dove raccoglieremo i frutti di questo nostro impegno.